C'è l'avviso per individuare le aree per la nuova sede aquilana del liceo Cotugno. Per il presidente della provincia Caruso questa risposta è fondamentale. Sul sito istituzionale della provincia dell'Aquila, www.provincialaquila.info, è stato pubblicato infatti un avviso al fine di individuare un'area dove costruire la nuova sede unica dei licei annessi al convitto Domenico Cotugno. Le manifestazioni di interesse, siano essi enti pubblici o soggetti privati, dovranno pervenire non oltre il 2 novembre 2018. Per costruire la nuova sede unica ad uso dei licei classico, scienze umane, linguistica e musicale sono state assegnate dal MIUR risorse pari a circa 13 milioni di euro con una delibera CIPE del 2017 pubblicata in Gazzetta Ufficiale. L'avviso pubblico prevede che la superficie dell'area, stanti i parametri elaborati dal settore edilizia scolastica della provincia, debba essere di almeno 4 ettari, che sia ubicata naturalmente nel comune dell'Aquila, in prossimità della zona urbana, entro il raggio di 4 km dal centro storico e dotata ovviamente di buona accessibilità. Per l'individuazione dell'area dove costruire le sedi dei licei del Cotugno, la nostra interlocuzione è avviata già da diversi mesi con il Comune, ha detto il presidente della provincia Caruso. Oggi, con questa procedura, intendiamo dare concreto impulso all'obiettivo di individuare un sito idoneo, una risposta fondamentale da dare alla città dell'Aquila e al suo comprensorio. Nei vari incontri istituzionali che si sono svolti, afferma il consigliere provinciale Calvisi, si sono fatte varie ipotesi di aree pubbliche, quali ad esempio la zona di Villa Gioia, dove la provincia ha alcune proprietà, ma anche l'ex caserma Rossi e l'area di Colle Maggio di proprietà della ASL. Nel bando si indica la preferenza per aree pubbliche, ma se queste non fossero disponibili si andranno eventualmente a valutare anche siti privati. Una volta individuata l'area per la nuova sede si potrà partire con l'appalto di progettazione. In una prospettiva di lungo periodo saranno 4-5 anni almeno. Questo è il procedimento degli appalti.